È sempre in Lombardia, la prossima settimana riaprirà anche il Consiglio, abbiamo fatto il punto dell'agenda, la ripresa dei lavori con il capogruppo della Lega Nord in Consiglio appunto Lombardo, Massimiliano Romeo. Consigliere Romeo, dalla Bergenfest ha lanciato due appelli, uno è consiglieri, uno è militanti. Bisogna assolutamente fare in modo che le buone cose che si fanno in Regione Lombardia vengano fatte conoscere a tutto il nostro popolo, perché purtroppo i giornali non ci aiutano, i media anche lì non ci aiuteranno mai in generale, quindi è chiaro che dobbiamo ritrovare quella forza che ci ha reso tanto potenti, che era la potentissima, la Lega Nord, la potentissima in generale, che era quella appunto del passaparola e della forza, la grande straordinaria volontà dei militanti. Dobbiamo ritrovare questo entusiasmo, ce n'è, in buona parte ce n'è, però ci vogliono le energie giuste e quindi per questo autunno caldo dobbiamo essere bravi soprattutto noi a caricare la nostra gente. Ricordato quello che è stato fatto in Regione Lombardia, soprattutto a livello consigliare, a partire dalla riduzione dei costi della politica, da dove si riparte a settembre in Consiglio? Ma a settembre in Consiglio si riparte da diversi provvedimenti, ci sono provvedimenti per contrastare la crisi economica, semplificare la burocrazia, abbiamo la legge sul contrasto alla ludopatia, abbiamo una legge anche già in discussione che è quella per tutelare i panificatori e la realtà, una realtà molto importante quella dei panificatori, quindi la produzione del pane fresco. Sono tante le iniziative che sono, c'è la riforma dell'ALER, non dimentichiamoci, fondamentale. È chiaro che poi la nostra gente chiede a gran voce dei provvedimenti molto forti, una vera sfida nei confronti dello Stato centrale e noi dobbiamo assolutamente fare in modo che questa sfida possa iniziare, sia istituzionale e che faccia in modo che vengano ridotte le nostre tasse sul nostro territorio. Lei ha detto diamo una mano anche al Presidente Maroni che intanto ha portato a casa già dei risultati anche da Roma. Sì, quando si parla ma sul 75% non se ne parla più, è stato uno slogan da campagna elettorale, non è vero. Proprio di recente Maroni, mese d'agosto, i primi d'agosto, ha portato a casa 250 milioni di euro in più per Expo e che non sono una cifra da poco, quindi la politica del 75% si fa anche con i piccoli passi, quindi pian pianino rosicchiando dei fondi allo Stato centrale per ridare alla Lombardia quello slancio importante di cui è sempre stata protagonista. Per questa sera e anche per questa settimana con il nostro TG Nord è tutto, grazie per averci seguito, arrivederci.